l'Ape Nera di Buzz Blog a Torino in compagnia di Sara Cunial. Buongiorno Sara. Ciao a tutti. Sara, nel suo intervento ha parlato del DL concorrenza. Come si sta preparando per la battaglia in Parlamento? Purtroppo anche questo ennesimo DL concorrenza passerà attraverso un'ennesima fiducia. Qui ormai il Parlamento è stato completamente esautorato da qualsiasi tipo di iniziativa. Non possiamo fare nient'altro che votare, e votare ovviamente assolutamente contro questi ignobili provvedimenti, sperando che ben presto veramente casca questa legislatura, cade questo governo e possiamo ribaltare completamente tutto. Il DDL concorrenza purtroppo arriverà a svendere completamente il nostro paese, quindi abbiamo la conferma che la troica è qui da noi, è qui all'interno del nostro governo e non ci vuole certo del bene. Un paio di settimane fa il dottor Fraiese si è recato alla Camera per denunciare la protezione negativa dei vaccini anti-Covid. Si è mosso qualcosa dal punto di vista politico? No, assolutamente, non si muove assolutamente nulla, anzi la linea, l'avete sentito, lo Speranza di turno, ma anche lo stesso Crisanti, che da una parte si contraddice dicendo effettivamente i vaccinati sono quelli che arrivano in corsia, ma dall'altra continua comunque a sostenere la quarta dose, quindi il vaccino. Quindi qui siamo davanti ad una scelta nostra ormai personale, abbiamo già tutte le prove, ormai non possiamo più dire che non sappiamo, quindi andiamo avanti, non molliamo e assolutamente non ci andiamo a nessun ricatto. A fronte di quanto ha appena detto, come vede la situazione a settembre? Pensa che il governo possa tornare alla carica con nuove restrizioni, le restrizioni che già conosciamo? Io credo che il Green Pass non lo molleranno, semplicemente verrà cambiato, verrà modificato e abbiamo già sentito anche lo stesso Colao che impacchettando un bel regalo appunto per le lobby estere, per le lobby straniere, appunto per la nuova Italia, ha già pronto il passaporto digitale, quindi legato al rete sociale sostanzialmente, il modello cinese. Quindi legheranno questo Green Pass a qualcosa che sia anche diverso dal semplice vaccino. Il vaccino è stato solo un primo punto di partenza e poi lo legheranno magari alla tassa che non paghi piuttosto che alla patente, eccetera, eccetera. Questo è il loro progetto, ma non lo dobbiamo fermare. Difatti anche a livello locale stanno portando avanti situazioni come lo Smart City e il portafoglio del buon cittadino. Sì, purtroppo sì, mandano avanti i sindaci locali per cercare di abituare le persone come è stato fatto con il vaccino, però non ci trovano impreparati questa volta, credo che ci sarà una grande mobilitazione a livello popolare. Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, pensa che ci possano essere razionamenti per quanto riguarda la fornitura di luce elettrica, gas e addirittura di alimenti? Con la scusa dell'Ucraina sì, non è legata molto all'Ucraina, in verità noi lo sappiamo benissimo, ma con quella scusa, la scusa perfetta, cioè quella della guerra, si potrà arrivare a far accettare al popolo qualsiasi cosa, ma io conto, ripeto, che il popolo non accetterà più qualsiasi cosa. Addirittura loro pensano di trasformare la nuova campagna elettorale e la nuova data delle elezioni da marzo, di trasferirla a maggio, se non addirittura al prossimo settembre del 2023. E probabilmente hanno intenzione anche di non farci proprio votare, questo dipenderà anche dagli accordi che prenderanno con le finte opposizioni. Noi non dobbiamo permettere tutto questo, dobbiamo andare avanti e lottare qui come anche altrove con tutti i cittadini, unirci tutti quanti e farci sentire. Nel caso si andasse a votare si parla già di voto digitale? Purtroppo sì, attualmente tramite le poste, quindi sì, è un semi digitale diciamo. Ecco, io invito tutti i cittadini ad utilizzare i metodi vecchi, con magari dei rappresentanti di lista con i contro VIP per tentare veramente in tutti i modi di controllarli, quindi l'operazione fiato sul collo deve esserci sempre e comunque a tutti i livelli. Perché il rischio concreto non è quello che possa verificarsi anche in Italia, quello che è già accaduto in America. Purtroppo c'è anche quel rischio sicuramente, ma la nostra parte, il nostro dovere è quello di essere sicuri che il nostro voto venga portato alla luce, se non altro, che quindi il vostro voto sia trasparente. Quello è il nostro dovere, dobbiamo portarlo avanti e non rinnegare quelle che sono state le lotte dei nostri padri per raggiungere questo diritto. Grazie Sara Cunial, Buzz Blog da Torino. Grazie a voi.